Centro commerciale Le Ancore di Porto Sant'Elpidio. Qui sembra una mattinata qualsiasi, ma stamattina il centro si è aperto con una brutta sorpresa alle 6 quando sono arrivati ad aprire. In particolare nello spazio Conad, nel supermercato ospitato all'interno del centro commerciale, è stata scoperta l'infrazione, un furto. Sono state scassinate le cassette di sicurezza delle casse del supermercato, dove vengono tenuti i contanti per dare il resto ai clienti. Il bottino a monta a circa 15.000 euro. Il ladro si è calato dall'alto, ha tagliato le inferriate del lucernario e con una scala si è introdotto nel supermercato, dopo aver coperto con dei sacchi di immondizia il sistema d'allarme e grazie ad uno stand di biancheria si è schermato dai sensori. Come ci ha detto il direttore del supermercato, che non si è sentito di parlare alle telecamere, l'uomo è arrivato alle cassette di sicurezza che custodiscono i fondi cassa e le ha forzate, trafugando un bottino stimato in circa 15.000 euro. Poi il ladro è fuggito dalla stessa via usata per entrare. 9 mesi fa un altro furto con lo stesso modus operandi, l'incasso sottratto quella volta ammontava a 10.000 euro. Scoperto il furto stamattina alle 6 all'arrivo dei primi dipendenti del supermercato, sono stati allertati i carabinieri di fermo che hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso tutto e hanno mostrato un solo uomo, vestito di scuro e debitamente celato, che si è introdotto nel centro commerciale. Ma probabilmente all'esterno, forse verso il cinema multisala accanto allo shopping center, prossimo alla statale 16, ad attenderlo c'erano uno o più complici con cui il ladro si è dato alla fuga. Il furto al supermercato del centro commerciale si inserisce in una serie di reati predatori che continuano a ripetersi a Porto Sant'Elpidio. L'ultimo, in uno chalet qualche giorno fa, sempre nella notte, ha rischiato di finire in tragedia perché il ladro, scattato l'allarme e intervenuta la polizia, per sfuggire agli agenti si è gettato in mare, dove fortunatamente gli uomini della Volante sono riusciti a recuperarlo a bordo di un pattino e a metterlo in salvo prima che annegasse. Profondamente amareggiato, esprimo una vicinanza agli esercenti che subiscono quasi quotidianamente adesso purtroppo queste violenze, spaccate e furti, quindi da parte mia ripeto la massima vicinanza e disponibilità nel contrastare questi fenomeni di micro e macro criminalità. Purtroppo non è la prima volta che accade, sono oltre che l'assessore della sicurezza, quindi attueremo tutti quei procedimenti che servono per più forze dell'ordine sul territorio e un controllo maggiore di tutte quelle che sono le attività degli esercenti che impegnano e investono denaro sul nostro territorio. Bene le telecamere e l'azione preventiva e repressiva da parte delle forze dell'ordine, secondo Farina, ma di certo la difficile situazione economica è tra le cause di questo fenomeno sempre più dilagante. Pensa che l'acuirsi di questi fenomeni, insomma, di microcriminalità, reati predatori, da cosa possa dipendere? Indubbiamente da quelle che sono le difficoltà quotidiane della vita, però ci troviamo anche un discorso generale che va oltre quello che sono le nostre possibilità per quanto riguarda l'amministrazione, quindi non possiamo che chiedere supporto da parte di tutte le forze dell'ordine e una riforma di quella che può essere la legge sulla giustizia, perché ci deve essere la certezza della pena.